Questa è la presentazione della laurea magistrale in matematica. Cos'è il nostro scopo? Il nostro scopo è di formare dei professionisti molto qualificati, soprattutto da un punto di vista delle loro capacità analitiche e teoriche. Successivamente, queste capacità analitiche e teoriche, se sono ben formate e forgiate, permettono alle persone che noi intendiamo formare di avvicinarsi a campi applicativi o di più vasta spettro nel campo delle scienze, andando dalla fisica alla biologia, all'economia, che possano portare il loro contributo proprio in virtù delle tecniche e dei concetti astratti che sono stati in grado di assimilare e sviluppare. Quindi, la nostra laurea magistrale è focalizzata sui rudimenti forti dei pilastri della nostra disciplina, che sono l'algebra, vedete qui, che vanno dall'algebra all'analisi matematica, all'analisi numerica e anche alla logica e all'informatica. Questo è il nostro scopo. Quindi è una formazione molto focalizzata, molto specifica, molto approfondita, che però si apre anche a tutte queste varie applicazioni, delle quali dirò tra un attimo. Il corso di laurea è totalmente in inglese, proprio per favorire ad aprire un ampio spettro di possibilità a chi lo segue. Voi sapete benissimo che è utopistico pensare di proporsi al mercato sia scientifico che applicativo che tecnico senza avere una, non dico conoscenza, ma una padronanza della lingua inglese. E del resto la nostra disciplina ormai nascono in inglese, vengono pensate in inglese, quindi è bene già dagli anni di formazione universitaria iniziare a strutturare il proprio cervello, a lavorare con questa lingua, piuttosto che essere costretti come persone che non hanno vissuto la nostra generazione, essere costretti a tradurre mentalmente. Uno non traduce mentalmente, ma lavora direttamente in inglese. Bene, la struttura del corso è chiaramente basata sugli insegnamenti. Gli insegnamenti sono quelli che vedete qui strutturati, sono essenzialmente 10 corsi da seguire durante il percorso formativo. Sono 3 di matematica pura, ma anche questa distinzione vedrete poi nella descrizione che vi farò è un po'. Non cattura totalmente la realtà, non c'è un vero confine tra matematica pura e matematica applicata, come vi dicevo, ma come si può dire, convenienza anche amministrativa nella redazione dei piani didattici, ne abbiamo distinti in 3 di matematica pura, 3 di matematica applicata, su cui appunto poi ritornerò, 2 di matematiche complementari. Perché? Perché la fisica, ad esempio, come qui citiamo, la statistica vivono dal linguaggio matematico, quindi noi le definiamo matematiche complementari. E questi esauriscono 8 corsi. Poi ci sono 2 corsi a scelta che uno può mettere sia al primo o al secondo anno, secondo il proprio percorso educativo, che possono spaziare in qualsiasi materia coperta dall'Ateneo. Ovviamente, questi corsi devono essere approvati dal Consiglio di Corsi di Laurea e devono inserirsi in uno schema teorico, logico, di acquisizione di competenze. Mi spiego. In un corso di matematica applicata si vuole applicare la teoria dell'immagine all'astrofisica e allora uno potrà aggiungere dei corsi di astrofisica, dove dimostrerà che il filtraggio delle immagini della galassia Pinco Pallo che va a fare ha una motivazione fisica e quindi sarà in grado poi, quando andrà come si dice con una parola bruttissima, a interfacciarsi con altri scienziati in fisica, sarà in grado di capire quello che stanno dicendo. Ovvero uno vuol fare informatica e applicarla al genoma, sarà bene che si prenda dei corsi di biologia dove gli si insegna cos'è il genoma, in modo che quando poi applicherà i suoi algoritmi al riconoscimento
particolari sequenze che codificano malattie, sa di cosa sta parlando, almeno vagamente, certo non con la profondità di un biologo, ma sa quello di cui sta parlando. E quindi questa è la struttura che abbiamo dato alla organizzazione degli insegnamenti, che sono, come ho detto, la parte fondamentale dell'educazione di un matematico. Va detto che c'è un'estrema libertà nella compilazione dei propri piani di studio, secondo le proprie inclinazioni e soprattutto secondo quello che io suggerisco sempre, perché uno deve scegliere tra le varie lauree magistrali un ateneo piuttosto che un altro? Perché anche se la formazione di base contiene, soprattutto come avete visto nella triennale, contiene le materie di base, poi quando uno si va a specializzare deve andare a scegliere le eccellenze che più sono vicine a quello che vorrà fare nella vita. Mia figlia vuol fare oncologia ematologica, si sta scegliendo per medicina e non ha la laurea specialistica, ma gli ultimi anni sono più specifici, si sta scegliendo un corso di laurea dove possa avere delle eccellenze che la possano guidare in quel campo specifico che lei ha individuato. Adesso vi dico cosa sono le nostre eccellenze. Beh, ovviamente prima devo finire la parte burocratica. Abbiamo organizzato gli esami più che altro per necessità amministrative in quelle tre tabelle e voi, una volta scelti gli esami, dobbiamo aggiungere questi crediti formativi che sono 2 di conoscenze di abilità linguistiche, informatiche, esperienze lavorative e 3 con tirocini che possono essere svolti soprattutto per chi fa poi un indirizzo applicativo presso ditte ed enti esterni con i quali noi siamo molto in ottima relazione. E ovviamente vedete quei 35 sono il core della preparazione, perché non fa scienza senza lo ritenerlo sapere appreso, diceva Leonardo. Dovete mettere, bisogna mettere in collaborazione con un docente, nel primo lavoro vero che uno fa creativo, che è la propria tesi di laurea. Nella tesi di laurea si inizia a vedere la vostra nobilitade, se siete in grado di tradurre da un. Perché i matematici a volte hanno il pericolo dell'apprendimento pedissequo e ripetitivo. Sono bravissimi a passare gli esami, ma poi quando si tratta di mettere in pratica, di fare loro la matematica. Ovviamente, essendo la prima volta che la si fa, uno si trova più in difficoltà. Bene, nella tesi di laurea, questi molti crediti formativi traducono il fatto che è lì che si inizia a sporcarsi le mani, è lì che si inizia anche a vedere il bello di questo mestiere che abbiamo scelto. Bene, le nostre specificità e quello per i quali le materie per le quali noi raccomandiamo di venire da noi per questa laurea magistrale sono appunto quelle che sono elencate in queste tabelle, in questi 9 indirizzi che io vi dirò, che non sono indirizzi burocratici, ma vi danno un po' l'idea di quello che noi possiamo fare. Abbiamo un gruppo molto forte di analisti. Vedete che ci sono dei corsi che vi introducono all'analisi avanzata, che non è quel calcoletto che è della triennale, che in triennale si fa dei calcoletti, qui si fa dell'analisi, geometria, geometria algebrica, geometria avanzata, il nostro corpo docente ha delle specificità su questo. Abbiamo ultimamente sviluppato anche l'approccio logico e l'ultima parola con la teoria dei topi che vedete lì in fondo, è la nostra ultima acquisizione di una giovane e promettente professoressa che è venuta da noi, che si occupa di fondamenti della matematica e vuole giustamente creare la sua scuola. L'indirizzo fisico-matematico, al quale io indegnamente appartengo, la teoria dei sistemi dinamici che da Galileo in poi, ma oserei dire da Archimede in poi, è il trait d'union tra la fisica e la matematica, tutto quello che si muove, pur si muove, è descritto da leggi matematiche
molto precise che hanno dato origine a una matematica molto ricca che è a cavallo tra fisica e matematica. L'analisi numerica è un altro dei nostri cavalli di battaglia. Qui abbiamo un gruppo molto arrembante di giovani ricercatori, professori, dottorandi, che sta portando avanti vari e promettenti nuovi campi di ricerca. E questo è evidente che vi offre delle prospettive sia dal punto di vista puramente teorico, uno vuol fare la teoria degli spazi di Sobolev applicati alla ricostruzione delle immagini, ma anche dal punto di vista applicativo. E infine abbiamo anche, infine ma non infine, abbiamo un campo di ricerca che va più sulla statistica, grazie anche a quello che vi dirò poi, dai contatti che abbiamo con preminenti ditte nel campo delle indagini statistiche. Uno può, come voi se ben sapete, fare una modellizzazione probabilistica dei fenomeni e verificare tramite la statistica che questa modellizzazione ha un riscontro nel mondo reale. E voi avrete tutti capito che il campo dei big data rientra in questa categoria e quindi anche l'indirizzo informatico, modelli computazionali, algebre di processo, statistico, fisico, economico, l'ho già detto, e poi c'è un'altra versione della fisica matematica, come vi dicevo, uno può, fornito degli strumenti della matematica, rivolgersi al mondo della fisica, in particolare della fisica più che moderna, della fisica contemporanea, dove essenzialmente in fisica teorica ora il fisico teorico è molto più matematico di quanto Galileo si fosse aspettato che potesse divenire. È impossibile fare della fisica teorica a livello avanzato, e direi dall'ultimo secolo, ma già da ora, ma ancor più ora, senza avere degli strumenti matematici importanti. E quindi noi, grazie anche al fatto che una cosa in più che ci caratterizza nella nostra università rispetto ad altre, noi vivendo insieme in piccolo gruppo con i fisici e i chimici, abbiamo questa possibilità di contatti scientifici, di contatti di anche, come posso dire, partizione di studenti, di progetti comuni che in altri posti è del tutto impossibile. Figuratevi che so io, adesso non voglio fare nomi, ma andare da via Saldini a via Celoria, non sanno nemmeno chi abita in via Celoria e in via Saldini. E in via Celoria giustamente ritengono che in via Saldini ci siano dei mammut. Pensando forse che ci sia. Invece qui da noi siamo insieme, queste ibridizzazioni favorevoli, positive, sono molto facilitate. Bene, qui uno se la canta e se la suona, il nostro corso di studi è molto ben equilibrato, c'è una forte indicibilità e c'è una grande flessibilità. Come vi dicevo, potete, grazie al fatto che non siete un numero di Avogadro, potete avere un rapporto con i vostri docenti che vi permette di strutturare come meglio ritenete, e anche guidati da noi, perché io mi rendo conto, mettendovi quando ero dalla vostra parte della sedia, avevo certo, dalla vostra parte del banco, avevo certo un'idea di quello che volevo fare, ma come farlo e perché farlo e dove farlo era una nozione che mi sorpassava, e quindi anche il counseling psicologico-educativo è una cosa molto importante. L'ambiente di ricerca è molto stimolante, anche qui uno se la canta e se la suona, e lì ad esempio è così stimolante che noi abbiamo qui in visita, dall'anno scorso e verrà ancora quest'anno, una Field Medal che appunto lui si interessa di cose delle quali a me non me ne potrebbe fregare di meno, ma sono i fondamenti della matematica. Ma capite che per chi ha voglia di specializzarsi, vi ripeto, scegliete secondo la disponibilità di persone che facciano ricerca di punta in quello in cui voi siete interessati. Se voi siete interessati in qualcosa che noi non siamo in grado di offrirvi, siamo noi i primi a dirvi non fare la magistrale da noi. Ma su queste cose noi mettiamo la mano sul fuoco, come diceva Muzio Scevola, mettiamo la mano sul fuoco che qui troverete le competenze che vi possono portare, diciamo così, in orbita.
La nostra ricerca viene molto bene valutata, anche pur con tutti i limiti della VQR, noi restiamo nei primi posti. E non solo restiamo i primi posti per il nostro livello di pubblicazioni e di valutazione nazionale, ma anche lo vediamo a posteriori, cioè i ragazzi che noi prepariamo sono presi immediatamente ovunque loro vogliano impegnarsi. O vogliono impegnarsi nell'industria, vogliono impegnarsi nella carriera accademica e non solo da noi, non è un inbreeding, noi non vi vogliamo tenere qui, ci fate schifo e puzzate, vi vogliamo mandare a fare la vostra carriera al di fuori. Abbiamo, vi ho detto, vi parlavo della statistica, la collaborazione a livello didattico con la SAS, che è un leader dell'analisi statistica, che permette di avere stage specifico. E infine, noi abbiamo anche una grande attività, e lo dico a voi adesso potrà non interessare, ma vi dico perché vi potrebbe interessare. Abbiamo una grande attività nel cosiddetto progetto delle lauree scientifiche nell'alternanza scuola-lavoro. In queste attività, che sono rivolte ai ragazzi molto più giovani di voi che fanno i licei, noi ci accorgiamo che il numero di professori delle scuole superiori sui quali possiamo contare che fanno un lavoro è più elevato di quello che si creda, ma ancora non sufficiente. Quindi non disdegniamo, anzi riteniamo che di aver assolto il nostro compito. Se alcuni di voi dicono io voglio, quasi come missione, avere l'insegnamento dei ragazzi giovani. E per questo noi facilitiamo, vi aiutiamo a conseguire i crediti formativi che vi possono permettere di accedere alla trafila per andare a diventare un professore delle scuole superiori, che ripeto non è per niente un ripiego, ma per alcuni potrebbe essere addirittura una scelta di valore. L'internazionalizzazione, bene, al di là di tutti, poi vedrete che ciascuno di noi, se poi venite a visitare, guardate, ciascuno di noi lavora con diversi entità estere, diverse università, diversi collaboratori. In particolare abbiamo istituzionalizzato i periodi di studio Erasmus, ma non solo, presso altre università. Io ad esempio spesso mando spesso, quando abbiamo volontari, li mando all'Università di Tolone, che ha il vantaggio di essere sul mare. Alcuni preferiscono Lille, che è un posto di merda. Però è un'università validissima, alcuni dei miei migliori colleghi stanno a Lille, ovviamente sono così bravi perché non c'è niente da fare. Abbiamo questa laurea a doppio titolo con la Linneus, di cui vi dirò, abbiamo anche la possibilità di tesi esterne, ad esempio in analisi numerica, abbiamo dei colleghi leader nel mondo a Losanna e spesso i nostri ragazzi che hanno quella specificità, volevano fare una certa cosa sulle PDIs applicata, vi faccio l'esempio che conosco io, applicata al flusso del sangue al muscolo cardiaco, l'ho mandato dall'esperto mondiale a fare la tesi a Losanna, il quale mi ringrazia sempre quando gli mando degli studenti perché dice: i vostri studenti sono i migliori che ho mai avuto. Uno di questi è professore in Inghilterra, Loughborough, è stato professore a Barcellona, e tutte le volte dice: dammene di più, dammene voglio ancora. E vabbè, adesso brevemente per finire la laurea a doppio titolo, tecnicamente laurea magistrale presso di noi, Master in Mathematics and Modeling. In Svezia, come vi dicevo, scegliete le cose, scegliete i luoghi in virtù di quello che volete fare, se avete un'idea di applicare il calcolo stocastico all'economia, al rischio, bene, questa è un'esperienza, siccome loro sono forti in quella disciplina, è un'esperienza altamente raccomandabile. In verità non l'avevamo fatta per avere le studentesse svedesi. Succede invece che sono i nostri ragazzi che vanno là, se il Maometto non viene, sapete la storia. Potete avere un finanziamento Erasmus, la selezione interna è qual è il tuo nome e qual è il tuo cognome. No, sto scherzando, sto scherzando, ma non troppo, perché i nostri studenti sono sempre così bravi che si può mandarli là senza far paura di avere figure. Dovete fare almeno 6 mesi, dovete avere da 30 a 60 crediti, potete svolgere la tesi là o qui e
E comunque la tesi dovete anche discuterla, quindi del resto venite qui, avete la mamma, la zia e la nonna, e avete i finanziamenti e direi che per chi appunto, ripeto, ha queste predilezioni, è una cosa altamente... Vedete ad esempio i corsi che offrono loro, che sono Risk Theory, Coding Theory, Insurance Mathematics, crittografia matematica, e ripeto, è un'esperienza interessante. Volevo poi forse finire con brevemente, giusto per farvi vedere un po' il profilo di, dov'è che era? Dei corsi, ma forse non c'è nemmeno così bisogno di... Ecco qui, vedete, adesso questi sono liberamente disponibili. Quando voi poi vi mettete lì a fare il vostro piano di studi, vedete questi meravigliosi titoli che non vi dicono essenzialmente niente, però vedete, ad esempio, Advanced Geometry B, e uno dice cosa ci sarà mai dentro? A parte che vi forniamo i programmi dei corsi, a parte che tra 10 minuti potete venire di là a sentirlo. Ma per quelli di voi che non sono qui e che ci sentono da lontano, dirò che non solo potete accedere liberamente alle nostre homepage, ma potete anche, perché no, fare una telefonata, mandare una mail o venire qui a parlare con i docenti che sono solo contenti di raccontarvi le pippate che stanno facendo. Va bene, se ci sono domande, possiamo subito, giusto per non togliere altro tempo. Non sono stati pagati. Buongiorno, le volevo chiedere se poteva approfondire l'aspetto del fatto che la laurea è completamente in inglese. Sì, abbiamo molto riflettuto su questo. Allora, le due ipotesi erano la seguente. E c'è stato chi la sosteneva perché è anche una decisione di Ateneo, una decisione di Dipartimento, perché non solo noi, ma sapete che i fisici e i chimici hanno la stessa. Allora c'era chi diceva uno apprende di più nella propria lingua madre. Vero, ma fino a una certa età. Nella propria lingua madre apprendi bene quello che tu pensi nella tua lingua madre. Se tu inizi a fare matematica di base, tu pensi alle addizioni, alle moltiplicazioni, le tabelline, è bene impararle in italiano. Però quando poi inizi a confrontarti con degli schemi di pensiero che sono nuovi per te, ti conviene impararli nella lingua che devi utilizzare poi per pensarli e svilupparli. Mi spiego, avete il libretto di istruzioni oppure no, anche qui, un software informatico, se voi ve lo scaricate in italiano, o ci pensate in italiano, taglia e incolla, o come fanno i francesi, affiché, siete totalmente fuori, fate una fatica ulteriore in più che è bizzarro dover fare, perché tanto poi scriverete in inglese, parlerete in inglese. E soprattutto voi che avete un numero di neuroni infinitamente superiore al mio, che è rovinato dall'alcol e dal sesso, sta declinando, i vostri neuroni si devono formare lì e farete molto meno fatica. E quindi questa discussione che abbiamo svolto, ci abbiamo pensato, perché anche l'altra ipotesi non era totalmente, soprattutto era sostenuta, voi sapete che in università ci sono anche i corsi umanistici e questi dicevano dovete preservare la lingua italiana per rendere a tutti lo stesso livello di capacità. E noi proprio per dare a tutti lo stesso livello di capacità che lo facciamo in inglese. Perché non è detto che se tu lo fai in italiano stai favorendo qualcuno, in verità stai sfavorendo tutti. Quindi per questo siamo arrivati a questa. Poi ovviamente non tutti parlano inglese bene come me. Abbiamo dei colleghi che si sforzano di fare inglese e stanno migliorando di molto, ma capite che l'apprendimento non è così difficile come se venisse qui un cockney a farvi il corso.
Però l'ultima cosa che dico, confrontatevi anche poi con i corsi. Ormai non solo i miei corsi sono online e vi prego di entrare nel sito e mettere un like, ma potete guardarvi un corso all'MIT. E vedete, l'MIT mette in rete alcuni dei propri corsi liberamente. E vedrete che questa globalizzazione positiva, una volta si parlava tutto in latino. Io avrei insegnato in latino, sinceramente, qualche secolo fa, per dire cosa? Ti sto dando la lingua che ti permette di confrontarti con Daniel Bernoulli se lo incontri per strada o Gauss. Quindi questa è l'idea che abbiamo avuto. E poi le svedesi parlano inglese che è uno spettacolo. Non traduco quello che dice il collega. Altre domande? Che così non rubiamo più tempo in fregnacce. Sì, io avrei un'altra domanda. Volevo chiedere quali sono le competenze tecniche che uno studente dovrebbe apprendere, sia per quanto riguarda lo sviluppo del pensiero matematico, della ricerca e così via, sia per quanto riguarda le conoscenze tecniche che mi possono servire magari nel mondo del lavoro, semplicemente. Allora io direi, dal mio punto di vista che è molto personale, analisi, geometria, calcolo numerico, algebra e informatica se vuoi andare in una certa direzione. Non esiste più, o perlomeno io sono l'ultimo di loro, quello che sa tutto. Io non so un cazzo in verità di algebra, di geometria, però so che esistono. Quindi voi in questo corso di laurea sarete formati molto bene sulla specificità che andate a fare, ma saprete anche, perché avete dovuto prendere quei corsi, che se in un giorno vi dice, ma ascolta, questo qui una tecnica di algebra computazionale che ti riesce a catalogare questo problema. E ti riesce a dare gli strumenti per risolverlo applicando la tua ditta di distribuzione di hot dog. Allora tu cosa fai? Tu sai che quel problema esisteva, sapevi che avevi un professore che ti aveva fatto il primo corso, non ti ha fatto quello che ti serve, ma però lo sai andare, hai imparato a imparare. Noi siamo in un continuo, quando dicono la formazione continua, non è che devi, come si pensa di farla ai poveri diavoli che a 50 anni hanno perso il lavoro, lì è un po' tardi. Noi la facciamo da subito, noi stessi, ci confrontiamo con i nostri colleghi che quel brutto bastardo ha inventato una tecnica migliore della mia per calcolare questa cosa. Allora devo impararla subito, ma la posso imparare proprio perché ho imparato. Quindi la nostra idea di questo piano della Coorte 2018-19, che probabilmente siete voi, giusto? Siete voi la corte 2018-2019? Sì, a parte che vi era data la maglietta da soldato romano. Quando vedete formazione teorica avanzata, Advanced Algebra B, probabilmente i rudimenti di quell'algebra computazionale sono lì dentro. Quindi io direi, visto che siete alla vostra età e avete neuroni, tempo e voglia, noi cerchiamo, ripeto nella nostra specificità, di darvi tutti questi strumenti. E anche quelli che non riusciamo a darvi, perché il tempo è limitato, è 2 anni. 2 anni vanno in un soffio, 2 anni vanno in un soffio. Non vi fate in tempo ad accorgere che siete già fuori. Cerchiamo di darvi tutti questi, queste iniezioni, queste inoculazioni di teoria con applicazioni pratiche che riteniamo utili. E poi, va bene, poi ve le svilupperete voi. Molte cose le imparerete dopo, durante il dottorato, durante il postdoc. Io ho un'altra domanda, in maniera molto precisa sulla questione dell'insegnamento. Quei 24 CFU che servono per poi andare a insegnare, volevo sapere se innanzitutto c'è la possibilità di inserirli come quei due corsi a scelta che avanzano fuori nella composizione del piano di studi e in caso di risposta affermativa, anche logisticamente, come si riesce a far conciliare le cose, Allora, perché. quel che noi abbiamo pensato è che in verità
Abbiamo pensato di aiutare ancora, di andare ancora al di là, aiutarvi ancora di più, nel senso che l'università permette, per chi vuole prendere questi CFU ulteriori, ti dà un semestre in più. No taxes. Read my lips. No new taxes. Chi l'aveva detto? George Bush Favaro. Ti dà la possibilità di farli in più in ovviamente quattro esami da 6 crediti in un semestre in più, no new taxes. E puoi fare, io mi sono, puoi fare antropologia criminale che serve se vai alle scuole elementari, pedagogia animale se vai al liceo, didattica, storia del pensiero debole. Sto scherzando, ti dà la possibilità di prendere questi corsi che ci sono in università in un semestre, ma è proprio perché è così importante fatti la tua bella laurea magistrale dove ti fai le palle e poi dopo, siccome è ancora più difficile andare a insegnare a queste, facciamo un semestre in più.